assorbo. Spiegaci come descrivici un po' l'azione del Ghoul e la non esultanza. Vabbè, diciamo che il Ghoul è stato un cross dalla sinistra e diciamo, proprio mezzo, un colpo di testa, si è trovato la in testa ed è andata bene. La risultanza è una cosa spontanea, perché comunque ho massimo rispetto delle cose che arrivano ai residenti, anche alla società della Cavise che mi ha dato l'occasione 2 anni fa di farmi approdare in Lega. Come hai visto la partita? È stata una partita molto equilibrata, anche se comunque forse erano un po' più brillanti ultimamente, e anche se le occasioni migliori comunque le abbiamo avute noi. Poi è stata una partita di livello equilibrata, non ho visto una cattiva Cavise, magari un po' sulle gambe, ma non una cattiva Cavise. A che punto della preparazione sta ritagliando? Diciamo che siamo quasi a termine della preparazione, anche rispetto alle altre uscite della gara erano mossi bene, hanno fatto diciamo quasi alla lettera tutto ciò che ci viene visto e pronto la settimana. Gli obiettivi della società? Questa è una salvezza tranquilla, poi tutto quello che viene in più, vuole in più, è tutto di potenza. Descrivi l'emozione di ritornare in questo stato? È sempre bello giocare verso la testa, un pubblico del genere, qualsiasi giocatore è un giocatore panizza. Per me è stato lo stesso anche perché non è, se ripeto, massimo rispetto per queste cose. Secondo te il Gladiator dove ha vinto la partita? Secondo me molto, abbiamo giocato molto sulle fasce, loro avendo gli angoli comunque sulla sinistra, abbiamo sfruttato un po' Tommaso Mazzo sulla destra, ci riusciva a saltare proprio come facile.